Auguri, nonna. Auguri a te, cavaliere. Auguri, commendatore. Auguri, cavaliere. Tanti auguri, commendatore. Auguri a lei, cavaliere, e alla sua famiglia. Auguri alla sua signora, commendatore. Auguri, buon anno. Auguri, buon secolo. Manca un minuto. Buon anno, ma... Devo darti una grande notizia. Il nostro quintetto darà concerti in tutta Europa. Siete stati scritturati. Te ne vai. Amore, saranno mesi lunghissimi, è vero, ma al mio ritorno non sarò più uno sconosciuto e potrò chiedere la tua mano. Quando parti? Domani? No, fra pochi giorni. Allora possiamo vederci ancora, come al solito. Al pattinaggio? Certo. Oh, Mario. Tu vorresti che io rinunciassi? No. Hai ragione tu. Questo viaggio significa tutto per noi. Amore, ti ho portato un cario. Quando lo ascolterai, penserò tanto a te. Fa impressione però dire XX secolo. Ci sentiamo più vecchi. Ma che dice, signora? È come se nascessimo ora. Si ricomincia da capo. E lei, colonnello, che profezie fa per il nuovo secolo? Predico un ritorno all'arma bianca, caro Savelli. Non crede, dottore, che farà male alla vista questa elettricità, come la chiamano? Ma... entro 10 anni saremo tutti ciechi. Reverendo, la Chiesa non si pronuncia su questi modernismi. Fiat lux, e la luce fu. Secondo me l'elettricità segna una tappa verso il giusto livellamento delle classi sociali. E forse è questa la ragione per cui sono affezionata alle candele. Auguri ancora. Massimo? Amici, signori, consentitemi ora un ultimo brindisi. Io vorrei bere non solo al nuovo secolo, alla prosperità di tutti noi, ma soprattutto vorrei bere alla felicità di mia figlia Elena. Un roseo a venire, a fianco dell'uomo che saprà renderla felice, l'attende. Signori, ho il piacere di annunciarvi Allegramenti contesto. Mi raccomando, non fare troppe evoluzioni. Ricordati che non sei più una bambina, sei la fidanzata del Conte Savelli. Sì, sì. Amore? Non sono più il tuo amore. Ma che dici? Mio padre mi ha fidanzata col Conte Savelli. E me lo dici così? No, ma che fai? C'è mia zia. Elena, Io mi sento morire. Dobbiamo fare qualcosa. Quello che vuoi tu. Parti con me. Per carità, non dirmelo due volte. Parti con me. Sei pronta? Credo che dovremo rinunciare alla partita. Perché? Va in camera di tua figlia. Ma tu non sali? No. Ma sei impazzito per caso? Se Elena non viene io non parto. E noi che facciamo senza di te? Un quintetto in quattro? Ascoltami, guarda, ne sono sicuro. Quella all'ultimo momento si è pentita. Ma Mario, dove vai? Suo padre ha scoperto tutto. Elena la prega di partire da solo. Le scriverà. Mario, il treno parte! Lei deve... Sono con voi. Un fidanzamento non è ancora il matrimonio. Io vi aiuterò a raggiungere il vostro scopo. Ma vuoi proprio restare a terra? Oh, signora. Vieni, vieni. Vada, vada. Quando lei ritornerà da questo viaggio sarà diventato un pianista famoso. E allora tutto sarà più facile. E le scriva. Elena non vivrà che per le sue lettere. Grazie. Forse il Conte Savelli non è un uomo degno del tuo amore. Io non ho nulla da rimproverarmi. Sono anni che frequenta la nostra casa. Io non ho mai notato in te una particolare avversione per lui. E allora, dimmi, parla. Vi supplico, papà. Devo forse pensare che ci sia un altro uomo? Vi prego, lasciatemi sola. Non drammatizzare, fra un mese se ne sarà scordata. Non lo so, non so più niente. Noi abbiamo deciso del suo avvenire senza tener conto dei suoi sentimenti. Forse abbiamo sbagliato, Matilde. I tempi cambiano. I tempi sì, ma il denaro e i titoli del Conte Savelli restano. A giudicare da quello che stava facendo, sembra che il denaro non abbia molta importanza per lei. Se tua figlia sapesse che il nostro patrimonio è in rovina e che il nostro stesso nome può essere coperto di vergogna... Ti prego, non voglio che lei sappia. Non voglio darle anche questo dolore. Non ti preoccupare, io so sempre quello che devo fare. L'ho visto partire, gli ho parlato. Tu come l'hai riconosciuto? Tu sai che io vedo molto lontano. Alla pista di pattinaggio non mi era sfuggita la sua presenza. E che cosa gli hai detto? Che vi aiuterò e che farò tutto il possibile perché siate felici. Tu hai detto così? Non è possibile. Te ne convincerai quando riceverai la sua prima lettera. Amore mio, la tua prima lettera mi ha fatto tanto bene. L'ho tenuta tutta la notte sotto il cuscino ed ora... Mio eterno unico amore, ho ricevuto la tua lettera. Il nostro giro continua con successo, ma io non vivo che per l'attesa di tornare da te. Zia, nemmeno oggi, è quasi un mese che non scrive. È un artista, mia Carenze. Io gli scrivo ogni giorno. Può darsi che non abbia ricevuto le tue lettere. Ho provato a scrivere al vecchio indirizzo di Vienna. La spedirò io, oggi stesso. Grazie, zia. Io non parto per l'America. Io torno in Italia. Ma non possiamo più rifiutare, lo hanno già annunciato i giornali. Voi l'avete annunciato e voi siete liberi di... Pazzesco! Per una donna, signor impresario. Per una donna. Scusa, Mario. Se manchi tu, come faremo? Un altro pianista? Non è difficile trovarlo. Il Quintetto Italiano, dopo il suo fortunato giro nelle principali città d'Europa, è stato scritturato per una lunga tournée in America. Gli artisti fra la... Buongiorno, Conte. Contessa? Vai pure. Signor Conte, qualche tempo fa lei non aveva chiesto di anticipare le nozze. Era un desiderio comune a tutti noi. Soltanto Elena non era d'accordo. Oh, parlategliene. Ho l'impressione che stia cambiando idea. Come sta bene, Contessina? Chissà come sarà felice lui quando la vedrà. Ma che ha? Si sente male? No, è l'emozione. Ma fate presto . Ora capisco perché siete venuta voi quel giorno alla stazione. Sono stato un pazzo a credervi. So che soffrite molto, ragazzo, in questo momento. Ma è la fatalità. Dietro ogni grande artista c'è sempre un amore perduto. Che dici? Oh. Non ci venite alla scuola serale, accidenti a voi. Grandi, grossi e analfabeti. E fatemi passare almeno. Dice che i nati nel 1899 sono richiamati alle armi, che devono presentarsi al distretto di Aquila entro 2 giorni e che il viaggio lo pagherà il comune. Chiaro? Aria, aria. Oh, di quelli che partono che ha bisogno di farsi scrivere testamenti, lettere, roba simile, venga pure a disturbarmi, intesi? Ignoranti. Salomè! Ce ne manca una. Di che? De Class, ISO del 900. Prima che chiamino te, la guerra è finita. A meno che non la vogliono continuare coi popatoi. E poi, se ti chiama? Mica dico per me... È per Carmela. Ah, per Carmela. Se la sposo e vado soldato mi dispiace. Se non la sposo e poi non mi richiamo non mi dispiace di più. Sai che ti dico? Che la sposi o non la sposi te ne pentirai lo stesso. Sposala. Un momento, dalle il braccio e tu ridi bella che festa, fermi tutti, guardate me, da questa parte 1, 2, 3, fatto. Anto. Madonna Santa, e che è, Anto? Andiamo a vedere. Tiè, mette questo. Lassù. Ecco qua. Oh, ma che è? Maria Vergine Santissima. Madonna Santa, che è la fine del mondo. È lo Zeppelin tedesco. Fa buttare le bombe chissà dove. Forse a Roma, a Napoli, chi lo sa. Una volta in cielo c'erano le stelle, la luna, il sole e dicono il paradiso. Adesso c'è pure lo Zeppelin. Anto. Carme! Ma ormai me l'hai spaventata, mannaggia! Lo spavento ci sarà pure stato, Ma per la miseria, se credi non entrarci pure tu, auguri Carmela, auguri. E auguri anche a voi, sora Pina, preparate il corredo. E voi mamma Lucchi, cosa fate? Carmela, un figlio. E che? Non sei contenta, Antonio? Oh ma, neppure se dovessero essere due. Lo so Dio quanti saranno. Questa è la roba che hai portato tu quando sei venuta al mondo. Adesso lo porterà tuo figlio, sarà sempre poco. Ma non la pisci ogni momento, bisogna cambiarla. Grazie, ma io sono cresciuta contenta. Sarà così pure per lui. Ma che succede? Sarà Raffaello con la posta. Arrivederci, ma grazie. Ciao, no. Ciao. Arrivederci. Arrivederci per me. Raffaella, che succede? Un disastro, Carmela. Non mi provocate, poi uno perde la pazienza e dice tutto. Lo dica, si sfochi pure. Beh, glielo dico. La disfatta l'hanno voluta i socialisti. Non è vero. I socialisti sono in guerra e ci lasciano la... finitela, gli austriaci forse sono arrivati a Venezia, a Padova e voi litigate. Come... Ma che è successo? Poveri figli nostri, poveri figli. Ma sto Caporetto, dove sta? Nel Friuli, tra l'Isonzo e il Tagliamento. Tocca pure ad Antonio, lo sai? Hanno chiamato il Novecento. Hanno chiamato soldato, Antò. Hanno chiamato il 900. Oh, Madonna santa. Mi avevi spaventato. Non ci fa caso a quello che dicono i giornali. Le notizie vere saranno quelle che ti manda Dio. Va bene. E non fatica troppo. Il ragazzino deve venire bene al mondo. Sta tranquillo. E pensa a me. Anche tu. Non c'è bisogno di dirlo. Nemmeno a me. Anto. Guarda. C'è scritto ricordati della tua cara moglie. Mi ha aiutato il maestro, ma l'ho scritta io. E questa bandiera noi la custodiremo per dispiegarla al sole il giorno del vostro ritorno. E voi servate nel cuore i colori di questa bandiera, che il verde ricordi i prati di questa campagna fecondata dal vostro sudore, che il rosso vi ricordi le guance delle vostre innamorate, delle vostre sorelle, le vostre madri, che il bianco sia la speranza del giorno benedetto in cui tutti ritornerete, e che quel giorno sia un giorno di vittoria, che questa speranza sorregga il vostro braccio e renda santo il vostro cuore. Che Dio benedica la vostra primavera. Noi siamo vecchi e restiamo ad aspettarvi. Buona fortuna. Arrivederci! Arrivederci. Sor Maestro, le lettere, mi raccomando! Uè, oh, uè, dietro! Pronto, sveglia! Uno, uè, uno, uè, uno, uè, dentro le panze! Uno, uè, compagnia! Dietro, front! Dietro, front! Dietro, front! Dietro, front! Dietro, front! Eccolo! Dietro la serie con la io prendo 4 noci e ne do 2 a Pippo quante noci mi restano. Scusa, Salomè, D'Antonio me la legge. Ah. E se scrive cose che quest'anima innocenti non possono sentire? Sì, buono, su, leggimela. Mia cara moglie, sono in caserma di città e faccio esercitazioni in ordine aperto e chiuso. Come stai? E il figlio... E il figlio nostro come sta? Silenzio. Io ho imparato a sparare il modello 91 e faccio anche 100. Io mi consolo che la guerra finirà presto. Intanto ti scrivo con la mano di un caporale che ha studiato e dice che i tedeschi si sono fermati davanti a un fiume che si chiama Piave. Silenzio! Oh. Forse sarà lì che ci manderanno quando saremo vestiti, perché finora non sono arrivate le divise. Il maestro che scrive, ma nella lettera c'è il cuore mio che sono la tua cara moglie. Il figlio sta bene e già si muove. Se dici che il nemico si è fermato, forse non ti manderanno al fronte. Finalmente sono arrivate le divise. Questo sono io in alta tenuta. Per il fronte partiamo subito dopo la Santa Pasqua. Non correre incontro al postino e sui campi non ci andare più. Meglio il figlio che il raccolto. Ci hanno letto il discorso di un certo D'Annunzio. Dice tante belle cose ma non si spiega bene. Ti bacio caramente e sono il tuo marito Antonio. Ma io per Pasqua ci vado a trovare Antonio. Ma che sei matta per me? Ci vado. Alle 9:30 arrivi alla stazione, ti cerchi un vagone dove ci siano donne, ti cerchi un posto vicino ad una donna. Alle 10 di domani sei in città, non dar retta a nessuno. Cerchi una guardia di quelle col chipino. Ciao, ma. State attenti, sì, vai, vai, ciao. Che è tardi. Vai. Salutami Antonio. Allora, avete capito? Comprate, comprate la stazione, voi non dipende da noi, comprate per piacere, per favore. Che c'è? Sono la moglie del soldato Mittica. Chi? Mittica di Gennaro e di Liguori Carolina, classe 1900, terza compagnia. E beh? Vengo dal paese che è lontano. Beh, vai a chiamare sto Mottica e tu vieni con me. Vai dai piedi voi, via! Dopo Donasi aspetta lì. Carmè! Anto! Vedo che stai bene. Anche tu. Ti ho portato un po' di roba dal paese. L'hai fatta te? No, mamma non vuole che mi affatichi. E il bambino? Sta bene. Gli batti il cuore. Lo vuoi sentire? Senti. Senti, ne andò. Andò. Quando sarai al fronte, stai attento allo Zeppelin. Vattene a letto, va. Assunto, tutto! La terza armata ha già costituito una testa di ponte oltre il Piave. si avanza, gente, si avanza. E se Dio vuole, questa ha tutta l'aria di essere la volta buona. Ma... Questa è voce di maschio! È voce di maschio! Alla salute! Salute! Mamma, non piangere se c'è l'avanzata, tua figlia è forte, paura non hai, asciuga il pianto. Ciao zio. Alberto, sta attento, mi raccomando. Tranquillo. Ma che giacca. Povero figlio, marciare fino a Roma con tanti pericoli. Noi disprezziamo la vita comoda. Te la sei messa la maglia di Lea? Ma che maglia, io la coraggio. Ieri sono i risparmi di tutta una vita. Lo tenga, signorino, non si sciupita, non si sente. Povero figlio, povero figlio. Oh, sì, a Roma. Alberto, caro, parti davvero. Non fare questa pazzia. La gloria mi chiama. Devo andare a Roma. Sono il poeta del futuro. Questa è la più grande occasione della mia vita. Ma io... hai dimenticato. Che cosa? Quello che mi hai giurato sotto la luna. Dimenticare mai. Ora è tempo di evadere. Sciogli le trecce, Maria Maddalena. Romanticume rancide. Uccidiamo il chiaro di luna. A Roma, a Roma. La vita incomincia domani. Mamma, non piangere se c'è l'avanzata, tuo figlio è forte. Fermi! Un gatto nero, porta scanogna, dovesse finir male. Datemi il telefono. Pronto? Paura non ha, asciuga il pianto della fidanzata. Si va all'assalto, si vince o si muore. Ma non la potevano fare prima, sta marcia su Roma. Quanto è bella Roma. Se non ci conoscete, guardate piano piello. Se non ci conoscete, guardate piano piello. Se piano vedere, non siamo del simbolo della gestione. Cavalca i monti, vivola il piano, pugna tra i denti. E bomba a mano, mamma non piangere se c'è l'avanzata. Tuo figlio è forte, paura non ha, asciuga il pianto della fidanzata. Paradiso di volontà, stasera. Prego. Su, su, ragazzi. Anche qui la luna! Basta! Uccidiamo il chiaro di luna! Musica! Oh, bel guerriero! Mi avevi messo paura! Non è alle donne che io voglio far paura. A me le donne mi piace stancarle a furia d'amore. Oh. E sono venuto apposta a Roma io. Pizzichi? E? Anch'io, sai, non posso farne a meno. È il mio nirvana, il mio paradiso. Paradiso, paradiso. Vola. Che? Insaziabile. Ma che? Un vero uomo sei. Ti faccio male? No, no, mi piace. Sciupami. Stai tranquilla. Il mio cuore è un veliero che vuole affondare nell'abisso dei tuoi occhi. Ma dimmi, come ti chiami? Su, guerriero, Yvonne. No, Yvonne, Yvonne, il tuo nome è un veleno di tutte le notti e l'incanto di tutte le albe. Ma io ho paura della tua verginità. Ah! Quanti anni hai, cara? 22. Tutto sul 22. 34 nero pari, 30, 35. Un altro colpo così e tanti saluti, eh? Gira, 34, 35. Comandante, ci sarebbe da regolare quel conticino. E mi viene a disturbare per questo? Pagherò, stai tranquillo, pagherò. Ma per regolarità un suo autografo su questa cambialetta. Firmerò tutto quello che ti pare, ma adesso vattene via, vampiro. È lei la mia Salomè? Certo, maestro, è una Salomè perfetta. Ma io renderò immortale la vostra bellezza. Siete voi la mia Salomè, nel capolavoro cinematografico che sto creando in questi giorni. Io sono, permettete, Fosco D'Agata, scrittore e maître-en-scène. Susanna. Susanna. Ma cosa vuole lei? Io non la conosco. Ma come, Susanna? Susanna? E chi è Susanna? Nessuno. Davvero? È una provinciale. Un mollusco posato sul fondo inerte della borghesia. Mentre voi siete una pantera maculata, una tigre del Bengala. E quella invece ha le calze di lana, no? Le trecce e gli occhiali, vero? Come lo sapete? Non sono tutte così. Sì, ma non parliamo più di lei. Lasciamole fare la calza e covare sui sogni di gallina. Era la vostra fidanzata? No. La vostra amante, allora? Sì, lo è stata. Poi io sono partito e... E non volete sposarla? Mai. Il matrimonio è la tomba dell'amore. Mentre io sono un'aquila solitaria, un condor della cordigliera. E come può una gallina essere la compagna di un'aquila? Mentre una donna come voi, sì, può essere l'oggetto del mio amore. Io vi adorerei in ginocchio. Come Mario Fernando, come Tristano, come chi? Come il giovane Werther. Romanticume rancido. Maestro, sarò la vostra salute. Susanna! Per favore, no, io devo entrare, ma non ci può entrare, ma mi faccia la cortesia, ma... non mi faccia entrare. Un cinese! Un cinese! Ecco il cinese, sono io il cinese. Mi riconosce, giga, sono io il cinese. Sto per un'altra volta a fare il cinese, mi lascia entrare. Un nano! Ecco il nano, sono io il nano. Scusi, guardi il nano, deve passare, permesso. Mi faccia entrare, Chi è? Un uomo grasso! Che? E noi che ci stiamo a fare? Un uomo grasso, sono io il uomo grasso. Guarda. Che ciccione, non riesco a dimagrire. Permetto, mi faccio entrare. Un martire cristiano! Un martire cristiano? So io il martire cristiano. So io, ho fatto tante volte perché sono cristiano, io me la faccio entrare. Una danzatrice! Una danzatrice dare, umana in là, non detto la danzatrice, l'accompagno io e mia sorella. Ma non c'è bisogno di accompagnamento, deve entrare, no? Ma dov'è il profeta? È da un'ora che lo sto aspettando. Oh, finalmente, ecco il profeta. Su! Susanna, sono io. Ma vi pare una faccia da profeta? Commento del prodigio. E senti, devi afferrarlo per i capelli forte. Così, tanto senza lasciarlo e torturandolo come ti ho spiegato. Va bene, Sherry? Oh, vedrà. Questa sarà una scena perfetta. Sarà vissuta. Perfetta, parla di quello che vuoi purché la tua espressione sia spietata e lussuriosa. Avanti. E tu più basso, in ginocchio, il corpo rilasciato, come se la testa fosse tagliata. Tanto il corpo con il trucco non si vedrà. Avanti, violino, azione. E così io sarei un mollusco, eh? Una gallina da cova. Lo spillone, bene. Trapassaci la lingua e tu tira fuori la lingua. Sono stata anche la tua amante. Alberto! Qui, maestro. Alberto! Guardi che umibilità! Tadatta! Susanna! Ecchime! Che l'hanno di ricovero, hanno per forza, che l'hanno passato per quattro a casa. Vedi che stanno venendo. Buongiorno, posso aiutarvi? Ancora qui? Che fa? Dove va? Siamo stati fortunati, sai? Se oggi non venivano dovevamo buttare il polipo. Perché? Perché? Guarda come sono. Ma come mai oggi hanno fatto così tanto? Saranno andati a fare qualc'altro servizio. Sì, sono andato a comprare le sigarette. Faccio la mia zitto. Un po' di spirito, signore. Spirizzone un po' caci. Sta panzalata. È una cosa spiritosa. Ma che te dico? Pulpo! Aperto, quando soccorso. Aperto, quando soccorso. Facciamo una. Ma se lo faccio lei, perché ne fa? Con grande soccorso, funziona. Ma accompagnateci con grande soccorso. E basta. Voglio, e basta. Alcol, per favore. Che cos'è? Alcol. Brucia, eh? No. Beh, brucerà un pochino, ma passa subito, vedrà. Brucia? No. Ma come non brucia? Non brucia. Sì, brucerà un pochino. Ah. Allora brucia? No. Pizzica. Bene, grazie. Signori, volessero ritarare? No, grazie. No, signorina, faccio una bella zuppa di cozza, va bene? Oh, caffettiere! Ma dice no! Oggi porta la macchinetta fresca! Fresca? Il caffè! Signori, qua c'è pure il latte della formicola! C'è tutto! Aggiornate, mettete le latte che avete, signori! Faccio soldi, l'abbiamo dimenticato nella borsetta. E ci sono io, prendete! Sono militare, signorine, prendete quello che volete! Non è che si cose! Caffè! Boca! Vede al caffè! Specialità di qua! Veramente un po' buono! È buono, io lo sapevo! Pigliatevi il Brasile! Brasile, Italia! C'è una assipe, c'è una assipe! Ma quant'è? Dunque, 5 freselle, 10 lire. 10 lire per me. E 10 da rollo. E sono 20. 20 lire. E 10 lire per il caffè sono 30. Ah, in tutto 30 lire. Va bene? Prezzo proprio da liscia. Male di voce? No, grazie. Non... Oh, è cazzo. Voi permettete? A quante te le pigli? Io non si sa mai, quando siamo a servire, ti carico, pensa a te tu. Dunque 30 litri, e 10 litri di refresivo, hai visto? E 10 litri di caffè. E perché? Caso, e 10 litri di tarau. E a me chi mi paga? Ma quello pure ha ragione. A lui chi lo paga? Come si fa? Vi posso dare una medaglietta, me l'ha data mia madre. Una medaglietta? Una medaglietta d'argento. Sì. Domani la vengo a prendere certamente. Vabbè. Ma lascia stare, domani, se non ci trovo domani, tenetela la medaglietta, tenetela, vuol dire che ci pagate la prossima allarma, a fine guerra, pensate alla salute, pensate voi, quanti antipatiche, sortami, da paghi a te, ti pago io, caffè, dacci di me, che deve avere 5 lire di quota amici. Scondiamo a Polipa. I cappare caccio fa. Oppure, il cliente Vico, Ieri, buonasera. Ieri stasera è stata vestita simpaticamente, ma ieri sera con quella faccia tutta nera, spaventava tutti i bambini, A Monastro. Aiuta. E come ero curioso, ieri sera. Come ero curioso. E quanto durerà questa allarme? Questa è ondata successiva. Questo ricovero così umido mi toglie la voce. E mia moglie che ha dimenticato le pastiglie. In camerino nella premura lo dimenticato. Chissà cosa darei per avere una pastiglia. 10 lire. Una pastiglia? Questo è tutto. È come esagerato. Quella è una pastiglia vale. E poi che sono 10 lire per una voce come la voce? Ma possiamo anche non vedere più anche dipende, non i programmi votare, ritornate in gas. Mi devi dare tu 5 lire a mia adesso. Ma poi scondiamo a Tarallo. E chi si mangia si prende. Carla, vieni qui. Perché non resti qui con me? È stato così gentile con lui. Ma sai che vuole che non parliamo con nessuno? Ma è un bambino. O fai un po' come ti pare. No, impressione. Ho passato tanti bombardamenti. Adesso finalmente sono in licenza di convalescenza. Sono stato 4 mesi in aeroporto, in Sicilia, motorista, incursioni tutti i giorni. È rimasto ferito? No. Mi ha detto che è in licenza di convalescenza. Infatti. E allora? Ma niente, sono stato ammalato, a Napoli, 2 mesi d'ospedale. Ho sofferto molto. Quanto licenza hai ancora? 15 giorni. Come si chiama? Caro. Signorina Lana. Io la amo. E lei come si chiama? Renato. Mi chiamo Renato. Carla. Carla. Amore. Amore. Così mi salvate pure voi. Ed ora quando la rivedi? Andiamo? Sì, vengo subito, vai che ti raggiungo. Va bene. Signorina, l'accompagno io. Non mi lasci in pace lei. Quando? Ma al prossimo allarme. No, senta, io voglio un appuntamento più certo. Anche oggi sono venuti con un'ora di ritardo e io temevo che finisse lo spettacolo senza poterla rivedere. Ho bisogno di rivederla. Ti devo dire tante cose. Quando? Bene. Potremmo vederci domani mattina. Io esco alle 10 per la spesa. Dove? Vico Mezzocannone, all'angolo del rettifilo. Alle 10? Sì. Alle 10. Non mancare. No. stanotte, mi pare. Cagà un po' per te. Oh, scusami. Carla. Lo vedo. È destino che tu debba rimanere sempre con me. Sempre, hai capito? Sempre. Sempre. Sì, perché tu non vuoi. Dimmi, non vuoi? Io sì. Sempre. Come sono scoccianti. Dio, Dio mio, che cosa abbiamo fatto? Cocò! Cocò? Ah, sì, Cocò. Oh, chi è Cocò? Ma come, sei tu il mio Cocò? No? Ah, sono io Cocò. Sì, sì, aspetta, che ti prendo il sangue. Sì. Ah, cerco il. Sono io Cocò. Brava, brava, brava. Cocò, Cocò. Vieni. Oh, oh Nini. Oh, caraca, ma sei un angelo. Non mi era mai successo una cosa simile. Non so, forse perché ho mangiato troppo. La campagna. Sarà. Poi quest'anno con la campagna elettorale non ho nemmeno potuto fare le acque di Montecatini. Bevi, adesso non ti preoccupare. Però, se fossi in te... Conte ha un esaurimento belle buono. E non c'è niente da fare, non so, quella nuova cura, quella cintura elettrica, ne dicono un gran bene. Cura elettrica è roba da ciarlatani, non hanno a venire. Io prenderei 10 gocce di liquore arsenicale 3 volte al dì, ma l'unica cura è il riposo, totale, assoluto, lei mi capisce? Temo di sì, dottore, ma però, vede, alla mia età ogni lasciata è persa. Non so se mi spiego. Me ne rendo conto, ma benedetto amico, alla nostra età non possiamo più fare tante fermate. Oddio, siamo un po' come i direttissimi che si fermano solo alle stazioni principali. Lei mi capisce? Già, ma io mi trovo costretto ancora a fare l'accelerato. Non so se mi spiego. Una fermata da mia moglie... Sì, come dire, è finito il carbone, è una gran brutta faccenda. E comunque lei si deve decidere, deve rinunciare a una delle 2 stazioni. Prego. Ah, a Ninì mai. Mi ha ridato la gioia di vivere. È una vera fata. E cosa vuol fare? Rinunciare a sua moglie? Dottore, noi siamo uomini di mondo. Dopo 15 anni di matrimonio la moglie diventa come il pane. Sì, è necessario, è indispensabile, ma ha sempre lo stesso sapore. Lo so, l'uomo non vive di solo pane. Però vede, mia moglie è ancora giovane e se io... non so se mi spiego... Già, ci troviamo di fronte al classico dilemma cornuto. Oh, scusi, sa, io non volevo... Ma lascia andare, ho proprio messo il dito sulla piaga. Non vedo come potrei... Dottore, siamo alla vigilia della distribuzione delle onorificenze. Cosa c'entra? Il ministro degli interni ed io siamo così. Se lei venisse a parlare con mia moglie... Ma cosa posso dirle? Non so, guardi, io ho una mezz'idea. Se lei mi aiuta, se lei mi asseconda, tra pochi giorni, la placetta... Polso latente, colorito smorto, sguardo velato. Eppure, dottore, io mi sento benissimo. Lo so, ma non sempre l'ammalato avverte i primi sintomi, mentre invece l'occhio del medico sa scoprire il fuoco che cova sotto le ceneri. Dottore, parli sinceramente, non è una cosa grave. Scusi, onorevole, ma siccome si tratta di una faccenda, come dire, un po', dovrei parlare con sua moglie da solo a solo. Sì, sicuro, io so che lei parla per il nostro bene. Cara, ti prego, ascolti i consigli del dottore. Vedrai che... A fra poco. Non si può negare che mi stia bene, è vero, cara? Certo, tesoro, a quest'ora avrebbero dovuto già farti grande ufficiale. Verrà. Senti, cara, per festeggiare questa sera usciremo assieme. Oh, Michelangelo, avresti dovuto dirmelo prima. Stasera c'è una riunione per quello spettacolo di beneficenza. Un'altra volta, tesoro, e scusami. Ma ci tenevo tanto. Dottore, c'è una signora, vuole riceverla. Sì, vabbè, fai passare. E pazienza, sarà per un'altra volta. Ciao. Ciao. È un po' difficile, dottore. Lei ieri mi ha scritto il più assoluto ricordo. Già. Ma lei, dottore, non conosce Gabriele? No, chi è? Oh, è il mio... Non so se mi spiego. Il suo companatico? Sì, per così dire. Oh, Gabriele è tutto per me, è così giovane, ardente. Mi ha ridato la gioia di vivere, io non posso rinunciare a lui. Parlo naturalmente al medico e non all'amico di mio marito. Signora, avevo capito. E lei vorrebbe che io convincessi Gabriele che non è lei a chiedere l'armistizio, ma è lui che deve innalzare bandiera bianca. È così? Ma lei è meraviglioso, dottore! E non è apprezzato per quello che merita. Me lo singa? No, affatto. Ne parlerò a mio padre. Lei sa che mio padre è il ministro della pubblicazione, non è vero? Come potrei ignorarlo, un personaggio così influente. E certo, è lui che assegna le cattedre dell'università. Gabriele. Gabriele, tu stai male, vero? Oh sì, caro, tu stai male. Hai una cera spaventosa, caro. Hai gli occhi gialli. Io? Gli occhi gialli? Ma sì, caro, ti devo cercare un dottore. Ma no, cara, ma... Ma no, ti prego, Isabella, ma no, cara. Ma no, Isabella, un dottore, ti vuole un... Il cappello. Dottore! Un dottore! Dove lo troviamo? Sicuramente quel signore è un medico, vero? Sì, sicuramente lo sono, desidera. La prego, mi segua, c'è un signore che si è sentito male. Gabrieluccio, ecco il dottore. Ti fa male la testa, ma lo vedi? Ma per forza me l'hai fatta sbattere. Non ci fare, caro, non mi è... Ti rilasso. Sto benissimo. Questo lo deve dire il dottore. Dunque, vediamo. Polso latente. Guardo velato, atonia generale. Oh, ma lo sento. Ma no, cara, è grave. Ecco, se la signora fosse così gentile, io potrei parlare più liberamente. Ma no, cara, ma dove vai? Ma sta benissimo. Vada. All'evidenza lei è esaurito. Ma io sono robustissimo. Ah, sì, lo vedo. Sono i casi più pericolosi, se lei non si cura. Beh, la cosa non è molto grave, ma è abbastanza seria. E la sua è una forma estrema di esaurimento. Vede? Ma dottore, ma allora facciamo qualche cosa? Mi dica, lei mi dia una cura, mi ha detto che i fosfati... Oh, per carità, roba da ciarlatani, i fosfati. Piuttosto l'importante è l'astinenza assoluta, lei mi capisce? Ah, ma io non bevo, no? No, lei deve osservare il più scrupoloso riposo. Riposo, mi capisce? Dottore, lasci stare, il dottore mi conosce. Buongiorno, dottore. Lei mi deve aiutare. Ma lei è... Ah, io sono quello... Si ricorda? Sto molto meglio. Ah, sì, ma... Beh, l'altra sera ero in borghese per evitare possibilità di scandalo. Non so se mi spiego. Ma via! Allora lei non può immaginare in che razza di guaio mi trovo. Non drammatizzi. Un po' di riposo nelle tensioni amorose, ma sempre a vantaggio delle tensioni militari. Dottore, ma io avevo una carriera brillantissima e ora lei non può aspettare la mia carriera. Ma cosa c'entro io? Non sono mica il capo di Stato Maggiore. Ah, ma lei no, ma Adelaide sì. Adelaide è il capo... No, lei è il marito. Ah, non si chiamava Isabella? No, Isabella è l'onorevole, non so se mi spiego. Temo di sì. Ah, lei è molto... Io aiuto lei. E Adelaide può molto, non so se mi spiego. No, cara, che fortuna. Ha gli occhi gialli. Sì, veramente. Beh, il polso... Latente. Latente, già. E lo sguardo... Un po' velato. Già è velato, sì. Beh, forse un po' di riposo. Un po' di riposo, cara. Vede, dottore, io ho un'amicizia. Non so se mi spiego. Oh, lei si spiega molto bene, signora. Si spiega benissimo. Allora io vi lascio soli. Eccellenza, lei è esaurito. In questi casi non c'è che riposo. Lei mi capisce? Dottore, non so se mi spiego. Lei mi capisce, lei mi capisce. Perciò, Eccellenza, lei mi capisce? Sì, la capisco, ma vede, dottore... Io ho degli altri impegni, non so se mi spiego. Guardi, dottore, ho bisogno assoluto del suo intervento questa sera al caffè Riccardotti. Non so se mi spiego. Dove vuole andare? Di sopra, sono atteso. E da chi? Non devo dirlo a lei. Sono il professor Corradi, un medico. Ma qui non c'è bisogno di nessun medico. L'ha chiamata forse? No, ma potrebbe essercene bisogno. Anzi, guardi. Cara, ma che cos'hai? Stai tremando tutta. Tu ti senti male. Hai l'affanno. Ma se mi baci così? Amore mio, ma tu... Ma senti come ti batte il cuore, Dio, che battiti! Ma questo è un socio cardiaco, qui ci vuole un dottore, lo vado a cercare. Un dottore, presto, presto un dottore. Ma vedrà che ci sarà bisogno di me. Insomma, un io dottore, le dico che non... Presto un dottore. Ah, professore, c'è bisogno di lei. Visto, venga, avevo ragione, gliel'avevo detto. Però, che iettatore. Venga, venga, dottore. Signora. Tu. Lei? Lui?